Ebbene a tutti ragazzi e ragazze, ben ritrovati dalla vostra Cronomist. Oggi siamo qui con un video particolare perché su Fortnite è già arrivata la patch di Halloween, quella che tutti quanti noi conosciamo benissimo. Sto parlando di Halloween Fortnite Mares, Maris, Marais, o come cacchio la chiamate voi, in mille modi differenti ogni volta. Ma avete capito di cosa sto parlando? Una delle patch forse più belle che hanno sempre messo su Fortnite da quando appunto è iniziato Fortnite, ovviamente nel periodo di Halloween, chiaramente. Purtroppo era un tipo di patch che non durerà per troppo tempo, ma hanno messo per un breve periodo di tempo appunto alcune cose molto molto vecchie, tra cui l'RPG. E quindi cosa fai? Non mi vado a divertire in pubblico nelle no build o nelle build per spaccare un po' di culetti con l'RPG e dare fastidio ai nemici? Ovviamente non potevo non farlo, anche perché ricordiamo che in arena, nelle competizioni, giustamente l'RPG come altre cose non ci sono, ma meno male, perché sennò sarebbe solamente la rovina per quanto riguarda il competitive. Quindi almeno in pubblica ci possiamo andare a divertire. Quindi ragazzuoli, mi raccomando, lasciate un bel like, iscrivetevi al canale. E ora però dobbiamo andare subito a rompere i culetti con il nostro RPG a forma di zucchettina di Halloween. Vi auguro una buona visione. È il momento di andare a Timpani Terribili. Un nome veramente una garanzia. Chi ha messo questo nome ha un'inventiva di quelle incredibili. Coca-Cola Light. Voi frate, tutto bene? Buonasera signorina, so che vuoi vendere la cassa, ma le farò così. E farò così. Mi sono cagata addosso, Gesù Cristo incoronato. Dino Lars 006. Fortnite, ti prego, don't deload me. Va bene, va benissimo. Accetto volentieri l'offerta. Non mi pusherà. Coca-Cola. Se va a giocare a calcio non mi rompo. No, io mi rompo. È l'anima degli debiec. Posso curarmi? Inside non posso curarmi. Incredibile. Raga? Cos'è? No, spawna qualcosa sicuro. Ah, ma perché tira le fiamme? Ma questo qua è il ritorno di lui. Avete capito chi? Cosa mi droppa il boss? No, stavo scherzando. Era palesemente uno scherzo di Halloween. Ah, eccolo qua l'RPG nostro che volevamo. Che desideravamo tantissimo. Noi in ragione lo abbiamo. Grosso è grosso. Direi che su questo siamo tutti d'accordo, no? Coca-Cola Light. Beh, qui hai preso una badosta sui denti che per la Madonski. No. Sono morta. Non so come. Becca questo RPG, baby. Dritto proprio qua, proprio sulle gengive. Stavo scherzando. Dammi la coroncina che spetta a me, bitch. 13 razzi. Devo dire che sono molto felice in questo momento. Vamos. 20 bombe questo game, impossibile. Dovrei ammazzare tutti i 13 player. Ci sono ufficialmente 13 player, me esclusa. Quindi è impossibile. Cioè, non è fattibile. Coca-Cola Light. Comunque è troppo bello l'RPG, ti giuro. Cioè, meno male che non l'hanno messo più. Cioè, l'hanno tolto dalle arene o dalle competizioni, perché è un'arma troppo sbroccata. E quello è risaputo. Però così, nelle pubbliche, nel no build per divertimento, ci sta. Raga, ma sti polli sono posseduti. Raga, ma è posseduto. Oh, mortacci tua. Andiamo. Purtroppo non ho dell'impulso che... Impulso PRPG è divertentissimo da fare. Però non l'ho proprio trovato questo game. Raga, c'era uno che si è curato. O si è messo sotto la cantina qua. Ma? Psicopatico. Buonasera, benvenuto in questo nuovo episodio di Ti Ammazzo. Ma c'hanno mal di pancia ste galline, basta.
Che fastidio, non le sopporto. No, raga, non datemi queste idee. Vabbè, niente, avevo dato l'idea, vabbè, basta. Colpa vostra, io non c'entro niente. Cos'è? Porco. Ragazzi? Quello forse questo me lo porterei, sapete, solo per spottare la gente. Oppure no? No, ma... mi sono trovato a ballare con i bot, ma che cacchio ne so io. Vabbè, ma non posso andare in giro con due RPG, raga. No, raga, ma non posso farlo, dai, ma cos'è sta porcata? No, no, raga, non mi fate fare queste tasse, non lo vi prego. Devo farlo? Vabbè, facciamolo. Buonasera, benvenuti in questa puntata chiamata sì. Puoi assaggiarlo? Sì, con noi. Signori. Mi scusi, non è la mia intenzione essere toxic. Allora, veramente, non sto scherzando. Era un piccolo prank. It's one versus one situation. Martina is gonna kill this last guy. Oh my god, she's gonna impulse. No, non farlo. Non lo farai, non te lo farò fare. I will not permission this. Il dado, signori. Questo è un 1v1 tra titani. Manca fa così, però. E manca fa così. Con doppie RPG. Ma cos'è? Vabbè, comunque vi gira troppo divertente. Cioè, finché le lasciano in pubblica queste cose qua. Anche se so che comunque è solo per Halloween, quindi mi direi che le toglieranno. Però sono bellissime. Manca fa così. Mi scusi. Così. Ah, comunque questo qua aveva la mia stessa idea, eh. Impulse RPG, eh. Voleva fare lo snorse. E vabbè, doveva andare così, ragazzi. Preparati, go next. Andata alla sgasa. Non per dire, non per fare, non per dire, ma non per dare. Bene ragazzi, siamo giunti al termine di questo video. Io spero che vi sia piaciuto. Come avete visto ci siamo divertiti come non mai con l'RPG in onore dei vecchi tempi di Fortnite. E d'altronde devo dire ragazzi che come sempre durante i periodi di Halloween sanno sempre fare delle patch molto molto carine, ma più che altro divertenti, cosa secondo me molto importante per questo gioco. Ovviamente ragazzi, io non ve lo so neanche dire. Se non avete ancora fatto, lasciate un bel pollicione in su. Iscrivetevi al canale se ancora non vi siete iscritti. Noi però, lo sapete già, ci ribecchiamo chiaramente in un prossimo video. Quindi dalla vostra Coradomist è tutto. Bella a tutti ragazzi.